Il cantiere è aperto e la speranza è quella di completare i lavori entro settembre 2015. La sede del Centro di Riabilitazione Terapeutica di Terranova è sottoposta a ristrutturazione grazie anche ad un finanziamento regionale di quasi 2 milioni e mezzo di euro per poter poi divenire anche la Casa della Salute Cittadina. Un duplice passo avanti. Uno, perché aumentiamo l'offerta nel campo della riabilitazione, che è la cenerentola della sanità italiana. Come se questo problema di essere riabilitati fosse un ultimo problema. Collegando questa attività con un centro che ormai è di livello nazionale, che è il centro di Terranova, cioè è il centro che è all'interno dell'ospedale della Gruccia e che si chiama Centro di Riabilitazione Terranova, non a caso. E poi il secondo passo è che faremo la nuova Casa della Salute. Al piano terra il centro ambulatoriale di riabilitazione collegato con il centro ospedaliero, e al piano di sopra facciamo invece la Casa della Salute. Sul rispetto dei tempi di lavoro c'è forte ottimismo. Abbiamo aperto il cantiere il 5 gennaio e la chiusura è prevista per settembre. Io credo che verranno rispettati. La progettazione è stata molto buona da un'impresa di progetti bolognese, e ora ha vinto l'impresa che ha vinto la gara, un'impresa di Modena, molto quotata, molto impegnata. Il lavoro va inserito poi nell'ambito globale del riassetto sanitario valdarnese. È un centro della riabilitazione, per noi però sapete che è la nuova futura Casa della Salute di Terranova Raccioini, che si snoderà su tutto il piano secondo e una quota parte del piano primo. Quindi proprio abbiamo un ampio spazio, ci saranno medici di medicina generale, ci saranno i pediatri, i servizi specialistici, un buon centro di vaccinazioni, perché permette sicuramente l'arrivo, il movimento di quello che servono le mamme, le carrozzine, i bambini e quant'altro, e permette anche una separazione fra quelli che sono i flussi di quelli che sono gli anziani pazienti dai bambini invece più piccoli. Insomma, già dal primo mese questo 2015 si presenta come il completamento sotto il profilo sanitario dei tanti progetti avviati negli anni scorsi.